circa 60 anni, per i discorsi che vi dicevo, le difficoltà di dare alla sottotitolare le guerre che da Milano a Centro, i capi di dinastia, di questo. La costruzione, le pitture sono gli anni 80, nel 500, quelle che si vedono, in modo particolare le sorelle, i due anni, sulla torre. Poi perché durante il restauro hanno fatto dei campioni per cercare tolto di sciallo per vedere che cosa che piove ci fosse sotto, no? Per cui lì si prevede specie di vita di opone. Di lì sono uscite delle grottesche da in alto, quella dorata che non si vedeva. Quindi sarà bellissimo dopo restauro. La Sovrintendenza ha imposto lo sciallo di tutta la chiesa, anche della cupola. Ma non ci sarà sotto niente, nel senso che niente. Vediamo che cosa ci sarà. Però il discorso, questa era la cappella che si stava staccando, compromettendo la staticità di tutto il monumento. Se vedete ci sono le persone delle crepe, si fa dall'alito, una qui, una di lì. Qui quando piove, no, non c'è il caso, lo giro con ancora sei. Quando è stato? A una messa, ero lì, alla fine della messa è caduto non un pezzo, però un po' di sabbia dall'alto, è caduto un po' sul dettaglio, non posso fare taglio. Ecco, e quindi ci sono dei problemi per il mantenimento del monumento. Vediamo se cosa riusciamo a portare a casa. Promesse tante, però sotto questo profilo non è che ci credo molto. Quando ci sarà, allora il recupero è stato fatto quando secondo si sarà fatto, perché di parole si dicono tante. Fondazioni bancarie non avete provato? No, ci hanno detto bravi, abbiamo contattato diverse fondazioni, abbiamo fondato la fondazione Cariplo, la fondazione della provincia di Lodi, fondazione Banca Popolare di Lodi, ci hanno fatto gli applausi, incredibile, bravissimo restauro, ma se avete i soldi ve li diamo fino a voi. Certo. Se voi non li avete non ve li diamo nemmeno. Quindi questo è stato, vedo, ecco, così brutale, con parole. Sì, certo, con abilità. Però il succo era questo. Quindi i privati che sono, sì, questi? Ma solo la TEM? Solo la TEM. Perché l'ha preso appunto come un progetto con cui rifarsi un po' l'immagine. Con che cosa? La tappa passata, con i vari comuni che devono passare. Sì, ma non c'è soltanto questo a livello, questo per noi. Poi il comune avrà altre agevolazioni, perché faranno, mi pare che rimettono a posto questa strada, perché avete fatto vedere arrivare, deve passare da sterrata, mi pare che la asfaltino, faranno la ciclabile da Lavagna fino a Pomazzo, allargheranno la strada in modo tale da fare delle gole di sosta, perché è terribile sulla strada da percorrere da Comazio e Lavagna, per cui faranno delle ruole di sosta dove le macchine che si incrociano possono uscire di strada per permettere il passaggio, perché un camion e un autobus non riescono a passare, cioè già successo. Quindi ci sono grossi problemi di viabilità che la TEM in qualche modo cerca di alleviare. Poi per quanto riguarda il discorso della il tecnico è la non compensazione, ma insomma mitigazione dell'impatto dell'autostrada, perché sarà una muraglia, per
che è, non so, 5-6 metri d'altezza, perché deve prendere il mezzo, perché deve superare la mezza, per cui per arrivare senza grossi problemi di pendenza, l'altezza si deve alzare molto molto indietro, per cui da queste